Nike o Adidas, Phantom GX o Predator, qual è la miglior scarpa da calcio di controllo sul mercato? Oggi lo scopriremo insieme mettendola a confronto. Iniziamo! I due brand più importanti del mondo delle scarpe da calcio hanno appena presentato due modelli veramente rivoluzionari e oggi andremo a metterli a confronto capendo qual è la miglior opzione che potete trovare per esempio sulla web di Football Emotion. Prima di partire ovviamente vi ricordo che è un'opinione totalmente soggettiva, quindi mi piacerebbe che anche voi lasciaste il vostro commento qui giù e direi di iniziare subito capendo qual è il miglior fit, quindi qual è la miglior scarpa da calcio a livello di adattabilità? Quale scarpa da calcio si è adattata meglio al mio piede? Beh, devo dire che in questo caso è stato abbastanza difficile trovare la scarpa da calcio migliore appunto per quanto riguarda il fit, perché sono comunque due scarpe che si comportano abbastanza bene sotto questo aspetto. Devo dire che la Predator mi ha sorpreso veramente tantissimo, era anche abbastanza facile che mi sorprendesse perché venivamo da un flop completo, ovvero le Predator Edge secondo me sono state delle scarpe da calcio che non andavano per niente bene, a me sinceramente non sono piaciute per niente. Devo dire che il lato maglia delle nuove Predator Accuracy è veramente morbida rispetto a quella delle Edge e quindi mi ha sorpreso e l'adattabilità si fa sentire, quindi la scarpa da calcio è molto molto più morbida e di conseguenza si adatta meglio rispetto alla Predator Edge. Però devo dire ragazzi che le Phantom GX sono costituite da dei materiali veramente morbidi ed elastici e soprattutto hanno una silhouette, una forma che personalmente si adatta meglio al mio tipo di piede. È vero che in questo caso la silhouette è un pochino più stretta, soprattutto nella parte anteriore. Se invece troviamo la Predator, vedete come è un pochino più ingombrante, un pochino più grossa e sinceramente non mi piace perché si va a creare uno spazio vuoto all'interno della scarpa, che è una sensazione che io eviterei appunto in uno scarpino, ed è per questo che a livello di fit mi piace di più quello delle Phantom GX, appunto perché è un pochino più stretto. È qualcosa di abbastanza strano soprattutto nelle mie sensazioni, perché io preferisco le scarpe un pochino più larghe, però devo dire che a livello di adattabilità la Phantom GX è veramente eccezionale ed è per questo che il primo punto lo vince la Phantom GX. Il secondo punto che andremo ad analizzare oggi è il comfort, quindi seguiamo con la linea di fit, comfort, appunto adattabilità. Qual è la scarpa da calcio che offre, che ci dà più comfort? Beh, in questo caso non ho avuto assolutamente dubbi, la Phantom GX è una scarpa da calcio veramente morbidissima e non mi sbilancio se dico che è una tra le scarpe da calcio più comode che possiamo trovare attualmente sul mercato. Questo grazie al lato maglia, agli elementi che costituiscono questa zona superficiale della scarpa da calcio. Come sapete già troviamo due cappe, la cappa più esterna costituita da Nike Grip Knit, che inoltre ci darà quel grip in più in contatto con il pallone, però che è comunque molto morbido e super elastico, e la parte più interna è costituita da Flyknit, che ormai conosciamo tutti. Che dire ragazzi, sono rimasto davvero esterrefatto, sorpreso, perché avevo un po' paura, pensavo di aver preso una taglia abbastanza stretta delle Phantom GX la prima volta che le ho indossate, però quella sensazione l'ho messa da parte. Perché? Perché si sono adattate perfettamente, soprattutto grazie appunto a quanto sia morbida la tomaia delle nuove Phantom GX. È vero, ripeto, troviamo un grande passo in avanti rispetto alle Predator Edge, perché questa tomaia è veramente, veramente più morbida, però comunque in questo caso il punto lo devo dare alle Phantom GX. Bene, mettiamo un attimo da parte le sensazioni e andiamo a soffermarci sulle tecnologie, che è comunque un punto super importante, soprattutto in questi due modelli, perché in teoria dovrebbero essere quelle scarpe da calcio che ci danno quel grip in più in contatto con il pallone. E anche in questo caso non ho avuto dubbi a scegliere la Predator. Devo dire che il Predator Element ormai da anni è una tra le innovazioni che secondo me ha cambiato il mondo delle scarpe da calcio, un'innovazione che ragazzi ci dà quel grip in più. Già a me piaceva tantissimo quelle dello Predator Edge, ma tutto ciò che è venuto con Predator sinceramente è stato qualcosa di incredibile. Non ho mai provato delle scarpe da calcio che ci diano tanto grip come
nel caso delle Predator. Devo dire che sono stato veramente contento di averle provato, perché in questo caso il kicking zone, quindi il light definition grip, funziona veramente benissimo. Siamo stati al Sadar, stato dello Sasuna, a provarle e non so se fosse per appunto il Predator Element, ma ogni volta che calciavo il pallone andava spedito proprio dove io volevo. E sinceramente le sensazioni non sono state le stesse con le Phantom Jigs. Devo dire che non sono rimasto del tutto contento, ma per lo più sono rimasto leggermente deluso, perché secondo me non è il punto differenziale di queste scarpe da calcio. Preferisco la comodità, il comfort, a il grip che ci offre il Nike Grip Knit. Secondo me Nike doveva fare qualcosa di più. È vero che a livello estetico e a livello funzionale funziona bene, però non è così tanto come il Predator Element, ed è per questo che io in questo caso devo dare tutto il mio punto al Predator Element, ovviamente delle Predator Accuracy. Bene, passiamo ora a parlare della suola. Due suole che a me personalmente sono piaciute davvero tantissimo. Come sapete, in caso delle Predator Accuracy si mantiene uguale rispetto a quelle delle Predator Edge, e sono stato veramente in dubbio perché non sapevo quale scegliere. Difatti sono dovuti venire i miei colleghi ad aiutarmi perché ero veramente in dubbio. Però dopo minuti e minuti a pensarci ho capito che la miglior suola tra queste due secondo me è quella delle Predator, per due principali motivi. Il primo è prettamente estetico: mi sembra una suola molto ma molto bella, decisamente a livello di look è eccezionale perché prende ispirazione dal diamante. Anche i tacchetti a forma triangolare mi sembrano veramente veramente molto ma molto belli. Però ragazzi, più che altro a livello funzionale mi sono trovato benissimo. Due placche che affondano bene in campo, ed è per questo che io ho scelto, perché sono due placche. E quindi cosa fa? Beh, rende la suola tanto rigida quanto elastica al punto giusto. A parere mio, quella delle Phantom Jigs è un pochino troppo elastica grazie a queste nervature. È vero che abbiamo tanta flessibilità, però sinceramente preferisco una suola leggermente più rigida, e a me la disposizione di due placche, una anteriore e una posteriore, mi piace davvero tantissimo, ed è per questo che anche questo punto va alle Predator. Concludiamo con l'estetica, che è comunque qualcosa di veramente tantissimo importante. Soprattutto negli ultimi anni le marche hanno dato tanta importanza al look delle scarpe da calcio. Non troviamo più scarpe solo nere o scarpe bianche. Beh, come vedete troviamo colori molto vistosi, appariscenti in campo, ma anche il look, l'estetica che hanno voluto dare a questi modelli. Beh, devo dire che Adidas ha fatto un lavoro che non definirei perfetto, perché mi piace moltissimo il rebranding che trova le tre stripes di Adidas, che prende ispirazione dall'Accelerator del 98, però tutto il resto non è che mi convinca del tutto. Ovviamente, come vi ripeto, la suola è bellissima, eccezionale, tanto di cappello, però per esempio il font utilizzato per Predator, il font utilizzato per Light Definition Grip, non è che mi convince del tutto. La disposizione del Predator Element non so se accompagna il resto del look della scarpa, è come se fosse un misto fra moderno e tradizione, e non so se Adidas ci è riuscita del tutto. Inoltre la silhouette della scarpa non è che mi piaccia del tutto, mi sembra un po' poco elegante, diciamo. Mentre se parliamo delle Phantom Jigs, Nike a parere mio ha fatto un ottimo lavoro a livello estetico e a livello di comunicazione. Devo dire che Nike queste cose le lavora molto bene nel dettaglio. Devo dire che per esempio lato maglia, il Nike Grip Knit, che prende ispirazione dall'impronta digitale con queste due tonalità di azzurro e blu, è semplicemente spettacolare. I due swoosh, uno bordato in rosa e uno più piccolo al suo interno in nero, eccezionale. Appunto lo swoosh comunque ti dà quel qualcosa in più, quel qualcosa di movimentato che nessun altro brand, nessun'altra marca può avere. Ma che dire della silhouette? Anche in questo caso una scarpa da calcio molto ma molto aggressiva. Sinceramente preferisco molto di più la versione bassa, la versione low, quindi senza ghost laces, che comunque fa vedere anche i lacci. Perché mi piace di più? Beh, perché secondo me è qualcosa di più aggressivo rispetto alla versione alta. Però anche la suola è molto ma molto bella, un pochino più sobria rispetto per esempio a quella delle Predator Accuracy, però comunque nel complesso mi sembra una scarpa da calcio che esteticamente funziona molto ma molto bene. E quindi se ci dobbiamo mantenere per i canoni di estetica, di bellezza, io preferisco sinceramente la Phantom Jigs.
Bene ragazzi, siamo giunti alla conclusione del video, abbiamo analizzato queste due scarpe da calcio e a questo punto vorrei pormi due domande a me stesso e sono le seguenti. Lore, quali sono le migliori scarpe da calcio con grip sul mercato? Quindi se ci atteniamo solo ed esclusivamente alla tecnologia, al grip, che è quello che comunque dovrebbe apportarci una scarpa da calcio del genere, beh, io scelgo senza dubbio la Predator. Quindi se volete delle scarpe da calcio che vi diano molto più grip, beh, assolutamente le Predator. Altra domanda, allora, quali sono le migliori scarpe da calcio tra Phantom Jinx e Predator? Beh, se io dovessi scegliere una tra le due scarpe per giocare le mie partite, i miei allenamenti, eccetera, eccetera, a livello complessivo io preferisco le Phantom GX. È vero però che non abbiamo quel grip che ci dà la Predator, quindi ci sono queste due varianti. Volete scarpe da calcio con grip? Beh, Predator. Volete una scarpa da calcio che a livello complessivo, a livello funzionale, è migliore? Beh, secondo me la Phantom GX. Però, come sapete, questa è un'opinione totalmente soggettiva. Fatemi sapere giù nei commenti voi cosa ne pensate, quale scegliereste. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like, commentate, seguiteci su tutti i nostri social e noi ci vediamo in un prossimo video.